Su Radio Sound Piacenza 24, ospite Patrizia Bernelic, neoeletta presidente dell'Associazione Piacenza nel Mondo, benvenuta. Grazie, grazie a voi. Presidente, di cosa si occupa Piacenza nel Mondo? Piacenza nel Mondo è un'associazione che è nata nel 1998 per volere dell'onorevole Tagliaferri. Lo scopo principale di questa associazione è quello di mantenere i rapporti tra Piacenza e i piacentini emigrati, quindi piacentini nel mondo, e abbiamo moltissime associazioni nate all'estero, ne cito solo alcune, per dire in Francia, a Londra, in Germania, in America del Nord, in America del Sud, moltissime in Argentina, in Cile, addirittura qualcosa in Australia. Quindi veramente i piacentini fanno onore alla nostra Piacenza in tutto il mondo, perché veramente si sono adoperati per ricreare un proprio territorio, per ricreare delle proprie radici, si sono fatti veramente onore all'estero e hanno fatto onore a Piacenza e all'Italia. Domani pomeriggio alle 17 Piacenza nel Mondo promuove Una vita per la musica, storia di un piacentino illustre in giro per il mondo. È l'oboista del teatro alla Scala Gaetano Galli che sarà intervistato da Eleonora Bagarotti. Questo evento fa parte di una serie di iniziative che intendo aggiungere a tutto quello che sarà il rapporto tra Piacenza e il resto del mondo, e anche perché noi abbiamo appunto dei piacentini illustri che risiedono a Piacenza, però hanno passato la loro vita in giro per il mondo, appunto chi come musicista, chi con altre professioni, e hanno delle storie molto interessanti da raccontare, e quindi periodicamente Piacenza nel Mondo si interesserà anche di questi ospiti illustri, direi. Gaetano Galli, oltre che come grande valore di musicista, è anche una persona estremamente semplice, estremamente umile, quindi mi faceva molto piacere accendere il riflettore su una personalità anche molto complessa, in quanto si interessa anche molto di pittura, di letteratura, e infatti cercheremo domani in fondazione di proiettare anche alcuni quadri che ha dipinto appunto Gaetano, e quindi un po' una piccola indagine a tutto tondo sulla figura del musicista, della persona Gaetano. Questa occasione, presidente, a me mi serve anche per ricordare un gemellaggio che avrà poi, fra le altre cose, già una data di svolgimento, insomma vi incontrerete fra il 31 marzo e il 3 aprile. Esattamente, dice benissimo. C'è la ricorrenza di questo 40° anno di gemellaggio tra i comuni di Bettola, Ferriere e Farini con le comunità di Nogent-sur-Marne, e partiremo appunto il 31 di marzo per ritornare il 3 di aprile. Quello sarà, per quello che mi riguarda, la mia prima uscita come presidente, e abbiamo intenzione, come Piacenza nel Mondo, di portare un piccolo omaggio rappresentato dalle realtà musicali piacentine. Essendo io una musicista, sono docente in conservatorio al Conservatorio Nicolini, quindi il mio linguaggio principale sarà il linguaggio della musica, quindi porteremo veramente un saluto da parte di tutte le realtà grandi e piccole e musicali di Piacenza ai nostri piacentini nel mondo. Ecco, di questo sono molto orgogliosa. Domani alle ore 17 Piacenza nel Mondo propone Una vita per la musica, storia di un piacentino illustre in giro per il mondo. Conosceremo un po' più a fondo anche gli altri aspetti di un musicista, un oboista del Teatro alla Scala piacentino, è Gaetano Galli, che sarà intervistato da Eleonora Bagarotti all'Auditorium Fondazione Piacenza e Vigevano in via Santa Eufemia al numero 12 qui a Piacenza. Certo, voglio ringraziare anche Eleonora Bagarotti, perché oltre che avere appunto la professione giornalista è una raffinatissima musicista, tra l'altro diplomata in arpa presso il nostro Conservatorio Nicolini, una figura illustre altrettanto a tutto tondo. Era Patrizia Bernelic, neo presidente dell'Associazione Piacenza nel Mondo, ospite Radio Sound Piacenza 24.